andare in pensione adesso significa cominciare una nuova vita. È un po' vimbiglio, sinceramente. Anche perché a voi sicuramente la liquidazione e la pensione da qualche parte di sta. Noi abbiamo sempre dei dubbi. Guarda, quanti anni di servizio ho fatto? 42 anni. Tanto guarda, non è che ci sia una granché, devi dare nipoti. Chiedi a lei a quanto è tempo che lavoro. 68. Io sinceramente sono veramente emozionato perché molti di voi, insomma, li conosco anche da tanti anni, so l'affetto che prova l'ambiente scolastico nei nostri confronti, per la dedizione che ci avete sempre messo, e questo fino a che è rimasto un piccolo paese dove ci giravamo e ci incontravamo tutti quanti, tutti i ragazzi che stanno per la sala del Consiglio Comunale, sono 32 stamattina. Adesso sono conosciuti, questa bellissima iniziativa che ha fatto Simona come questa, un motivo per incontrarsi, e magari nel paese ci sono ragazzi che si incontrano e che manco si conoscono, e quindi un modo per anche cercare di riavvicinarsi a questa realtà, eccetera. Quindi sicuramente voi vi lasciate tanto dietro, perché molti ragazzi sono diventati adulti, qualcuno sta ancora cominciando adesso, e sapere di essere ricordati per qualcosa di buono è una cosa che piace a tutti. I sindaci è un po' difficile, perché io ho visto anche nei miei predecessori hanno fatto tantissimo, poi alla fine ci sta che ti dice bene e che ti dice no. Invece le maestre no, perché voi avete contribuito sinceramente a formare gli uomini del futuro. Però sai, quando uno sei bambino tante cose non si capiscono, il grave è gli adulti che non capiscono la difficoltà del loro. I bambini domani possono sempre cambiare idea, secondo me. Io ancora oggi qualche maestro me la ricordo, e quindi questo significa che qualcosa di buono c'è stato. Intanto voi vi siete conquistati questa pensione e mi fa piacere che ve la potete godere appieno. Noi abbiamo pensato a questo presente che non è nulla di particolare, però è un pensiero, e quindi già sapere che qualcuno vi pensa oltre ai ragazzi è importante. Quindi io non voglio mai togliere visibilità ai miei collaboratori, no, assessori, quindi voglio che lo faccia sempre. No, io volevo innanzitutto ringraziare tutti quanti voi, vi ho conosciuto un po' più come mamma, come rappresentante di classe, che adesso come assessore, perché insomma ci conoscevamo già da prima. Quindi da parte mia un grazie da parte veramente di tutti i genitori, perché quando a Samuceto ci si chiede dove scrive il mio figlio e si pensa, no, ci si consulta, perché è vero, poi alla fine succede questo, si chiede all'amica, si chiede a chi ci ha lavorato, a chi già ha frequentato. Il nome della scuola di San Giovanni Tetino è sempre, diciamo, venuto fuori, è un fiore all'occhiello per noi, ma grazie a voi che avete dato il vostro contributo sempre. Perché poi quando i nostri figli tornano a casa e ci raccontano e ci dicono, prima di tutto tornano a casa sereni, e questa per noi è una grande cosa, e quindi grazie a voi. Ma poi quando ci raccontano, allora lo sguardo, la carezza dolce data da una maestra, data da una collaboratrice, dall'impegno che ci mettono poi anche chi, diciamo, tecnicamente svolge di più il lavoro, forse, che ha un contatto più diretto anche con gli insegnanti, per noi è una grande cosa. Quindi grazie a voi tutti per essere sempre stati presenti con il massimo impegno, per aver cresciuto e aver preso per mano i nostri figli. E sarete ricordate sempre come la maestra Franca, la maestra Anna e insomma tutte quante voi, chi è che non si ricorderà, quindi siete fondamentali. Quindi questo pensiero oggi doveroso da parte nostra, ma soprattutto ci tengo a dirlo, sentito, quindi un riconoscimento. Grazie a voi. Grazie. Ha tenuto in mano il nostro futuro con passione, pazienza e dedizione. Lo ha curato annullando ogni distanza emotiva. Ha guardato alla crescita dei nostri figli guidandoli come se fossero suoi. Ha gioito con loro e per loro. Se oggi il nostro giardino è pieno di bellissimi fiori, il merito è anche suo, e nessuna parola potrà mai esprimere la gratitudine che tutta la nostra comunità prova nei suoi confronti. Grazie di cuore alla signora Anna Maria Compagnoni. Grazie, signora Anna. Per me si è sentato.
Grazie a tutti. Grazie ad Antonietta Paolini. Grazie. La scuola, la nostra grande famiglia. Grazie. È la signora Franca Serafina Magnotta, ma per noi è la maestra Franca. Grazie Franca. Grazie. No. Alla signora Domenica Odorisio. Grande. Alla signora Graziella D'Aloisio. Grazie. Le pilastri.